Mi avete richiesto di giocare al nuovo Chuchu Charles e io ho deciso di accettare la sfida. Ma aggiungo che se mi spavento perdo 100 euro ogni volta. E partiamo da 1000. Vi avverto che c'è qualcuno in casa mia che mi sta tirando degli oggetti, quindi in questo video purtroppo ci saranno oggetti che mi voleranno addosso. Voi ignorateli. Oh wow, ho preso un fucile. Marco, smettila! Basta! Basta, Marco! Veramente, sono stufo, Marco. Sono stufo anche di te, Francesco. Non ti permettere. Ora capite perché tengo il cappuccio. Mi dicono, ma perché tieni il cappuccio? Il cappuccio lo tengo perché c'è gente che mi tira cose in casa mia. Comunque, non si vede proprio niente, eh. Allora, che cosa abbiamo qua? Sto sentendo un mostro. Io direi che posso andare a cacciarlo. Mi scusi, signora, non volevo. Se ora vedete meglio è perché ho alzato un po' la luminosità, perché effettivamente non si vede niente. Dice, ciao, è bello conoscere qualcuno qui. Ma perché ho un mini Chuchu Charles in mano? 800 euro, oh mio Dio, mi sono spaventato. Dice che è speciale questo Chuchu Charles, ma a me non fa paura, assolutamente no. Smettila, strizza la pizza! Non mi sono spaventato, assolutamente no. Comunque non vale se mi spaventa strizza la pizza Marco e Maianna. Basta, devo spaventarmi solo per il gioco perché non posso perdere i miei soldi. Wow, comunque questo gioco è veramente misterioso. Io non l'ho mai giocato, mi fa così tanta... coraggio, io ho tanto coraggio. Ovviamente non ho paura, ho detto non ho paura. Quindi i miei soldi sono ancora intatti. Boh, non mi ricordo più a quanto sono, 700, 800, non mi ricordo. Però comunque... Ma perché quella è stata una piccola distrazione. La Madonna! La Madonna! No, 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 vai via! Che schifo! 600, andiamo avanti. Qua ci sono altri tizi brutti. Che secondo me... Allora, io devo capire che caspita di misteri ci sono qua comunque. Perché va bene che questo video sarebbe tipo una sorta di sfida. Però è sempre bello cercare di capire che cosa succede, no? E a quanto ho capito, qua è importante anche cercare di prendersi le munizioni. Cosa c'è qua sotto? Non capisco, non comprendo. Boh, vabbè, suppongo che debba andare qua, via. Oh, ho avuto ragione. E qua praticamente c'è un signore. Ma lei cosa vuole da me, mi scusi? Silenzio, strizza la pizza. La mia. Ultima volta che vi ripeto di smetterla di tirarmi cose in faccia. Strizza la pizza. E Lila, smetta di parlare, per favore, non mi interessa delle sue, dei suoi discorsi filosofici di fisica molecolare. Basta, se ne vada via. Bene, ancora più buio di quanto di prima, comunque. Via! Brutto, fai schifo! Madonna santa, che brutto che era. Oh, qualcosa mi dice di non andare su questa strada. Raga, io lo vedo solo là da voi, qua non si vede da me. Mi viene da piangere, raga, per questa paura. Mi sa che io arriverò a zero, palese, cioè, raga. Ma poi perché ci sono dei mini Chuchu Charles? Cioè, com'è possibile? Io sapevo, conoscevo il Chuchu Charles enorme, quello brutto. Ma non sapevo che ci fossero i mini Chuchu Charles. Allora, vai via. Non ti conosco, ciao. Ok, perfetto. Dobbiamo capire effettivamente dove si va. Perché qua io non capisco dove si va. Cioè, mi spaventa anche molto questo gioco, a dirla tutta. Cioè, non mi... Cioè, dico... Generalmente parlando mi spaventa. Io adesso non sono spaventato. Ma che se... Mi scusi. No, 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 non mi spari, no. Per favore. Perché lei... Raga, ma... Com'è successo? Potete dirmi com'è successo? No, vai via. Allora, io voglio capire com'è successo che c'era una donna armata. No, 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 scappa, 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 scappa. Ho bisogno di trovare altre munizioni, raga, perché le mie munizioni stanno purtroppo terminando. Siamo al limite qua. Qua ci sono, sì, altre munizioni, per favore. Queste non sono munizioni, vero? Non sono munizioni. Oh mio Dio, lei è brutta. No, 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 no. Dai, per favore, ma perché quest'arma non spara? È un problema se non spara questa... Ma cos'è successo? Sono caduto fuori dalla mappa! Possiamo sicuramente andare avanti. Sono di nuovo qua. Spero questa volta però di non cadere fuori dalla mappa. E spero di capire effettivamente cosa io devo fare. Perché davvero... A parte che c'è di nuovo la signora che mi spara in faccia. Mi scusi! Può andarsene, per favore? Io non la conosco. No, 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 per favore. Mio... Comunque ora qua riesco a vedere meglio. Qua praticamente c'è Chuchu Charles.
E tipo c'è il progetto di un treno, se vedete. Non capisco effettivamente bene a che cosa serviva. Magari andando da questa parte, so, vediamo. Ah, sì, si continua forse qua, forse. Forse. Ah, c'è di nuovo la signora. Mi scusi, no. Lei non... non deve e non può farmi niente, assolutamente. Però dai, sono contento che stiamo continuando. Allora, praticamente qua c'è una strada, dai, che figata. Cioè, è veramente spaventoso questo gioco, comunque. Non bastava Strizza la Pizza e Marco e Aurelio. E là c'è la signora che sta aspettando proprio me. Ok, per fortuna. Quello è Ciuciu Charles gigante! Oh mio Dio, tu! Tu, brutto mostro delle Marianne! Ma non si può uccidere, mi sa, vero? Perché mi sta puntando. Ma ha visto, mi sa. Ma poi perché c'è una signora che mi spara di nuovo? Ok, almeno la signora è andata. Per favore, non mi uccidere, Ciuciu Charles. Siamo migliori amici io e te, per favore. No, dai, ti prego. No, non mi uccidere. Oh, però è morto subito, bene. No, c'è di nuovo la signora, però. Vai via, vai via, via. Ok, perfetto. Ricaricati. Forse ce la possiamo fare, eh. Io devo a volte guardare dall'altra parte, perché praticamente sull'altro schermo c'è quello che vedete praticamente voi. E quello che vedete voi è molto più luminoso di quello che vedo io. Il che è positivo. È tipo un modo per citare, no? Questo gioco praticamente non si vede. Già comunque voi non vedete niente. Poi figuriamoci io che non vedo ancora peggio proprio. 0, 0, 0. Comunque dai, almeno no, cioè non mi lamento, no? Bene, andiamo avanti. Mi servono munizioni assolutamente, perché le munizioni qua sono veramente fondamentali. Io credo che ci sia anche l'aspetto dell'arma, no? Cioè no, dell'arma, del tipo del medikit. Comunque di qualcosa per curarsi. Perché ho visto che ci sono dei medikit, però io non so come usarli, raga. Ho premuto tutti i tasti della tastiera. Non so come usarli. Qua c'era un mini ciucciucciar. Se qua si sale le scale, si salgono le scale. Però non mi fido, perché poi quel ciucciucciar si è scappato invece di andarsene. Come mai? Questo è un indicatore di qualcosa, potrebbe essere. Dove andiamo, raga? Questo gioco è enorme, mi sa. Strizza la Pizza! Mannaggia lui che ci si mette, pure lui. Pure lui ci si mette. Una volta non è stato né Aurelio né Marco. Però Aurelio mi piace come nome. Comunque guardate qua, che caspita sono queste cose. Cioè, wow. Posso dire che sono... cioè, questo gioco è... devo dire, fatto benino. Well, well, looks like you decide to wake up finally. Well, well, looks like you decide to wake up finally. Well, well, looks like you come non detto. Ma che caspita è sta roba? Mi dice che tipo horde mode, che poi non so cosa voglia dire con horde mode. Cioè, tipo, la modalità difficile sta per iniziare. E io non ho munizioni, però, razza di imbecilli, che non siete altro. Ok, allora, dice che questa modalità difficile, io non dovevo andare qua, vero? Raga, non ho munizioni, come faccio? Cioè, ok, ho capito che è horde mod, però horde sto grande... qua cos'è che c'è? C'è una tenda... non va! Raga, non posso sparare, io cosa devo fare? Iscrivetevi al canale e lasciate like.